Ok ragazzi, ecco, continuiamo. Tu finirai in mezzo agli altri. Quanta roba. Ok, che bella stanza. Vediamo anche il tappeto. Una vita normale. Ok ragazzi, siamo questa quarta parte, a normal life, anche in inglese, che è qui. Hai Medusa? svelato il tuo fratellone? Ah, questo è Uncharted 2, che bello. C'è il tuo fratellone, quindi sarebbe un altro, però in Uncharted 2 era scalato questo. Però c'è, mo sembra molto più giovane, no? Cioè non sembra giovane, guardate. Più o meno, cioè, però sembra quella prima. Questo che cos'è? Già, una delle cose più strane che abbia mai trovato. Di quella a Shambhala, credo lì. Quella cosa strana a Shambhala. Tutte quelle ragazzate strane che ci stavano. Che bello però qui. Ma posso spingere la sedia? Vai. Ah no, posso girare. Vabbè. Allora, vediamo un po' che c'è più. Che cazzo è? Vabbè. Coperte qua. Questo cos'è? Ah, è il Mrs. diario. Drake si è ammalato per sé. Che trio. Che trio, ci sarà Yoshippo, Elena e Drake. Metti questo nella mia vecchia camera, credo. Doblone spagnolo nascosto in un sottomarino tedesco e un cuore della gente. Che libro. Che bello, vedi? Che poi che c'è più in questa magnifica stanza? Sir Francis Drake. Che bello. Shambhala, Ah, cosa c'è? Shambhala, che bello. Qui cosa c'è? Mi manchi, amico. Con questo qua della... Questo qua che diceva che andavi sulle montagne con questo, che parlava tutta una lingua strana. Tutto pezzotto. Nite e te, Tenzin, Tenzin. Come cazzo si chiama se c'è? Qua cos'è? Questa roba si è scatenato un vero massacro. Allora, queste sono quelle cose che stavano a Shambhala là. Ah, si illuminano pure, vedi che bello. Scudi, 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 scudi. Ok. Questo non posso prenderlo. Che posso prendere più? Vediamo. Qui. Sir Francis e i suoi complessi enigmi. Che bello tutte queste cose però. Tanti ricordi. Di vecchi Uncharted. Qui. Ah, che cos'è questo? Non mi ricordo. No, io volevo te. Già, grazie tante, Sanna Isma. Vabbè, questo l'abbiamo già visto. Andiamo avanti. Qua cos'è? Che Avventura incredibile. sempre niente dietro. Sembra una vita fa. Nate, come va? Io sono impegnata nei miei soliti traffici, niente di grosso. Quello che basta per pagare le bollette e non restare a corto di vicino. Ho per le mani qualcosa che potrebbe interessarti. Se dovessi cambiare idea, fammi un fischio. Sono sempre disponibile per un viaggio. Un abbraccio, Clue. Che bello. Chissà se Clue la rivedremo.
Riponi, riponi, riponi. Vedi a prezzo qua che cazzo Ormai ho cambiato il mio stile. è? Ah, una cosa che metteva tipo sulla cintura, credo. Oh, questa sì che è una pistola, vedi? Proviamola. E vai. Ta Arriva, ta ta ta. arriva. Sono circondato. Pistola a giocattolo. Cesare. Beccata questa. E questa. Mastica in arrivo. Non farti accerchiare, Nate. Pum 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 pum. Munizioni qui. Proietti esauriti, trova delle munizioni. Ok. Andiamo, siamo degli agenti segreti. Corri, corri. Sono degli agenti segreti, vai. Spara quello, vai. Oddio, mi sta colpendo. Vai, 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 vai. Altri saluti. È troppo forte. Oddio. Oddio, ragazzi, no, è troppo difficile. Muovo in fisica. Tu, 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 Curioso. tu, 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 tu. Vai, Arriva vai. Sis. Qua, qua ce ne sono altri, vai. Prendi, prendi. Spariamo là, vai, vai. Ok. Vediamo. No, ho finito le munizioni, mi servono altre. Dove sono le munizioni? Munizioni, 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 munizioni. Speriamo qui. No, No. sono a secco. No, 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 sono a secco, oddio. Adesso troviamo munizioni, aspetta. Elena! No, devo sparare, aspetta. Pum, 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 pum. Ok. Basta, posiamo. Fine dei giochi. Fine dei giochi. Già, come si esce da qua dentro, mo, però? Dov'è la porta? Oh, veramente, dov'è la porta? Ah, qua, ecco. Che bello. Oh, perché fai scendi? Che bella casa. Cioè, io tra tante stanze che ci sono, io ho quella sul soffitto. Vabbè che è bella, però. Cioè, qui come cazzo fai ad entrare qua dentro? Vabbè. Qua, mi sa che qua hanno fatto. Vabbè, lasciamo perdere. Qui cos'è? Che bello! Si sono sposati! Che cosa bella! Vedi? C'è Questa anche è bella. Sally! C'è anche Sally che piange! Sono finite? Basta, troppo se no. C'è pure un giardino, vedete quante belle cose ho qua? Chissà se ho pure una figlia o un figlio, non credo proprio. Wow, vedete che bel bagno. Oh, anche una vasca enorme. Prenderci bene tutte e due. Dai, ed esci però. Ok, vediamo qui cosa c'è. Uno studio. Anche Stai lavorando su questo? me. Ah, Bangkok, Roma Bangkok, ho capito. Senza sapere quando è andato senza ritorno. L'erede da Milano. Wow, ci si sente proprio Fino dentro la casa. a Bangkok. Eh sì. Troppo tempo. Che bello. Ma quante fotocamere qua. Ok. Scendiamo un po', vediamo un po' il resto della casa. Ok, bello.
Ma è enorme sta casa. Che cazzo è? Non posso uscire ancora. Guarda, ci guidiamo la macchina, guarda raga, proprio sbario. Che bello, c'è pure la musica. Ciao, Vieni da Elena. quella sogna che mi dà. Stavo facendo delle ricerche. Che bei piedi. Ora si chiamano così. Bene. Ti Che bel spiacerebbe avere un televisore. amici? Qui ho quasi finito. Oh, certo, subito. Grazie. Bravo, come sei bravo. Però non glielo prendiamo, aspettiamo, facciamo aspettare. No, non mi piace questo. Vediamo il frigo che c'è. Prendo una bella birra. Oh, ecco. No, no, che fai? Voglio prendere la birra. Ah. Con le mani apri. Come si beve? Con quadrato? Ok, vai. Borseggia tutto velocemente, forza. Velocemente, vai, vai, vai. Teniamo premuto? No, se teniamo premuto non fa niente. No, bevi piano piano. Dai, forza, fai veloce tutto. Vai, bevi mentre cammina. Forza, un altro po', un altro po'. Che bevi a poco alla volta, sembri un disgustato. Vabbè, eh. Ma fa cadere tutto, perché già sta ubriaco. Sai, no? Forse è lungo e pieno di errori di battitura, ma esistono i revisori, giusto? Oddio, che fame. Sembra buona. Dunque, com'è andata oggi? Cosa? Non si è capito niente. Scusa, scusami. Com'è andata oggi? Oh, è andata bene. Classica giornata da sogno. Ho ripescato spazzatura dal fiume. Già. Ma almeno ti sei fatto una nuotata. Hai trovato rifiuti interessanti? No, un vero cimelio. Era primo ventesimo secolo. Un camion. Autentico. Pare che i nativi lo chiamassero autocarro. Oh, mamma mia. Sì, insomma, sai, le solite cose. Dimmi del tuo articolo. Allora, era nato come un articolo leggero sul turismo a Bangkok, ma dubito che la rivista apprezzerà il taglio che ho deciso di dargli, perché tutti quanti hanno iniziato subito a parlarmi del problema dello smog, di come ti colpisca dritto ai polmoni non appena metti piede giù dall'aereo. Quindi ho fatto subito inversione ed è diventata un'elegia riguardo una città. Ah! Che c'è? Dove sei? Sono qui, torturato da una forchetta. Cosa? Che Davvero? c'è? Non fermarti, era interessante. Oh. Sì. Bene, di che parla l'articolo? Scusa? Quale? Questo? Cioè, parla della città perduta di Bangkok. No, non di Bangkok. Di città perdute vicino a Bangkok. Dentro o fuori i confini di Bangkok. Wow. Va bene, mi No, spiace. è stato Però ci sono coraggioso, andato davvero, vicino, sì. no? Vicino è un parolone, ma sì, c'eri quasi. Jameson ti ha proposto ancora il lavoro in Malesia? Jameson mi propone sempre il lavoro in Malesia. Senti, Nate, penso proprio che dovresti accettare. È che non lo voglio. Davvero. Per prima cosa non hai permessi. E si era stabilito che non avremmo più preso lavori D'accordo, così. ma Non ne vale la pena. non sembra così tanto rischioso. Se il problema sono solo i permessi, No. puoi chiamare Sullivan. Da Dai, quant'è che non lo Elena, vedi? 2 anni. possiamo chiudere il discorso? Va bene, ma non voglio che rinunci per colpa mia. Rinuncio perché non voglio farlo, ok? Apprezzo il tuo gesto. È solo